Eleonora Cardogna. Eccola. Che stamani doveva aprire. Eccola qua. Segue Mario Crosta. Buongiorno a tutti, mi scuso per questa mattina, ma abbiamo avuto dei problemi con col treno. Scusate. Aspetta che io non sono un tecnico, però forse così. Okay. Avvicini un po'. Grazie, grazie. Mi presento, sono Eleonora Cardogna, il segretario metropolitano dei Giovani Democratici di Milano. Ringrazio Gianni Cuperlo e tutta l'organizzazione per aver organizzato questo importante incontro, perché mai come in questo momento di grave e grande frammentazione sociale, anche noi giovani vogliamo aumentare lo spessore del dibattito politico, sentendo il bisogno di sviluppare una riflessione teorica e culturale attorno ai temi della sinistra, di una nuova sinistra. Perché le nostre radici sono lì, dove il dibattito culturale è sempre stato al centro della vita associativa e partitica. Dobbiamo riscoprire questa nostra funzione per poter sviluppare al meglio le buone politiche, da declinare ad ogni livello, quello locale, passando per il nazionale, da arrivare poi a livello dell'Unione Europea, dove per troppi anni il progetto europeista ha dovuto attendere, restando oppresso dalle politiche del PPE. Ed è ora che dobbiamo e possiamo risvegliare gli animi europeisti degli italiani, dimostrando che l'Unione può andare oltre alla moneta e all'economia, può essere politiche sociali, del lavoro e giovanili. Mi piace pensare alla giornata di oggi come all'apertura di un cantiere, all'interno del quale ci sono come fondamenta i valori nei quali ci riconosciamo, come la solidarietà, l'equità, la socialità e la giustizia, e dove la parola dignità sia al centro, dai quali ripartire nello studio e nella formazione di una casa comune, dove condividere pensieri e progetti e dove confrontarsi con dialettica pura e costruttiva, e perché anche no, in modo nuovo. Ho quasi 25 anni e ho bisogno e voglia di impegnarmi in un progetto che riesca a motivarci. Noi giovani abbiamo sempre sentito l'esigenza di un luogo in grado di darci gli strumenti concettuali e di confronto per contribuire alla costruzione di una cultura politica stabile e diffusa, di stimolarci intorno a temi sociali, con studi e ricerche. Questa è l'opportunità che attendavamo da tempo. Mentre tutto intorno a noi sembra essersi impoverito e il dibattito politico sembra essere svilito, la giornata di oggi può essere un punto di partenza per arricchire il PD di nuova elaborazione e di una nuova sinistra, dove le persone possano davvero riconoscersi. Una comunità di sinistra, attuale e progressista, capace di parlare a tutti, soprattutto a noi giovani. Oggi partiamo e ripartiamo per questa sinistra, perché anche da qui arrivi forte il messaggio che vogliamo vincere nei tanti comuni, regioni e in Europa. Quindi partiamo con un nuovo sguardo all'Europa e al mondo, perché è lì che si gioca il nostro futuro. Grazie, Eleonora.